Importanti novità sono emerse dal congresso, dal 21° congresso sulla malattia di Parkinson e i disturbi del movimento che sta svolgendo a Milano in questi giorni. In prima istanza abbiamo potuto avere il piacere di vedere come stanno procedendo gli studi che riguardano l'utilizzo di cellule staminali e di trapianti di cellule staminali embrionali nei pazienti con Parkinson, che hanno ormai una tradizione piuttosto antica, vanno indietro di circa 20 anni, con i primi pazienti operati nel 1987. Il professor Andres Björklund dell'Università di Lund ci ha presentato in maniera molto brillante sia l'esperienza raccolta nei pazienti già operati in questi 20 anni, con alcuni pazienti che hanno raggiunto quasi senza terapia l'età di 81 anni, quindi una normale aspettativa di vita, e anche ci ha presentato i risultati delle nuove ricerche che si stanno svolgendo, che consentiranno di utilizzare delle cellule staminali tipo embrionale e che potranno quindi superare parte dei problemi che ci sono stati fino ad oggi con le cellule embrionali, che hanno ovviamente un problema di approvvigionamento e vanno incontro a delle difficoltà di tipo etico. Altre novità importanti hanno riguardato l'utilizzo di nuove tecnologie per monitorare i pazienti al proprio domicilio, possibilmente facilitarne anche la riabilitazione a distanza. Questo tipo di strumentazione utilizza delle metodiche che sono ormai praticamente a portata di tutti, ma che attraverso un'integrazione, attraverso il cellulare, utilizzando un braccialetto o delle solette speciali, ci consentono di seguire i movimenti dei nostri pazienti parkinsoniani anche a distanza e essere avvisati quando compaiono delle difficoltà particolari, per esempio quando fanno fatica a muoversi, quando sono presenti disturbi dell'equilibrio, quando il paziente magari cade, e quindi in qualche modo correggere la terapia farmacologica di conseguenza. Infine ci sono delle importanti novità che riguardano anche il trattamento farmacologico. Una nuova molecola sta per essere messa in commercio sul mercato italiano dal prossimo anno. È un prodotto che si chiama safinamide, che è possibile utilizzare assumendo una singola compressa una volta al giorno, la mattina. Può modificare in maniera importante la durata dell'effetto della terapia farmacologica, è di facile utilizzo, non richiede cambiamenti al trattamento in atto ed è particolarmente indicata per quei pazienti che presentano dei periodi di scarsa motilità durante la giornata. Chiaramente questo tipo di farmaco dovrà essere valutato attentamente nel corso dei primi mesi di utilizzo, ma la cosa che ci incoraggia è che ormai è già in utilizzo da qualche mese in alcune nazioni europee, per esempio in Germania, e già ci sono alcune migliaia di pazienti che lo stanno assumendo, alcuni anche da diverso tempo perché avevano svolto gli studi farmacologici che ne hanno consentito la registrazione. I pazienti con malattia di Parkinson possono avere dei momenti improvvisi in cui non riescono a muoversi correttamente. Questo può capitare in qualsiasi tipo di situazione. La terapia con apomorfina sublinguale, si tratta di un film che si applica sotto la lingua, può essere un sistema per risolvere questi momenti improvvisi di off, ovvero applicando questo film con questo farmaco che si chiama apomorfina sotto la lingua, il paziente nel giro di 5-6 minuti può tornare a una motricità normale e risolvere il momento difficile della sua malattia. Un ultimo aspetto magari di interesse per il pubblico generale possono essere anche gli impianti di neurostimolatori. Proprio in questo congresso sono stati presentati dei nuovi sistemi che si chiamano sistemi di stimolazione cerebrale direzionale, perché consentono di indirizzare l'impulso di stimolazione proprio nei territori cerebrali che sono alterati nei pazienti con Parkinson. Questi sistemi permetteranno di rendere questa tecnologia accessibile a molte più persone a costi che rimarranno sostanzialmente invariati e che quindi permetteranno, spero nei prossimi anni, a molti pazienti e a molti medici
poter garantire una miglior qualità di vita e anche conseguentemente un allungamento delle aspettative di vita anche per tutti quelli che sono ammalati di Parkinson. Oggi presentiamo la nuova edizione di Breakfast for Better Days, che è un'iniziativa globale di Kellogg che viene portata avanti da 20 anni a questa parte. In Italia in particolare la sviluppiamo con Banco Alimentare e l'obiettivo è quello di combattere la fame e soprattutto aiutare le famiglie e i bambini in stato di necessità. Quindi il nostro obiettivo è quello di donare colazioni a chi purtroppo non ne può avere ogni giorno. Banco Alimentare è un partner assolutamente fondamentale col quale lavoriamo da diversi anni, che anche quest'anno ci aiuterà a supportare oltre 135.000 bambini, che sono quelli che già il banco aiuta con le proprie attività. Ma l'obiettivo ancora una volta è quello di supportare questi bambini per consentirgli di iniziare la giornata nel migliore dei modi con una corretta colazione. La Fondazione Banco Alimentare da 26 anni si occupa di recuperare eccedenze della produzione e della distribuzione e anche ricevere e raccogliere donazioni di aziende che poi vengono distribuite a strutture caritative che si occupano quindi di combattere la povertà alimentare. Nel caso della partnership con Kellogg va sottolineato l'aspetto che una grandissima parte dei poveri alimentari in Italia sono bambini e quindi l'importanza di avere a disposizione alimenti per l'infanzia, per i bambini, in questo caso per la prima colazione, è fondamentale. Fondamentale soprattutto perché la crescita e lo sviluppo di un'infanzia, dei bambini, la crescita della loro vita può essere affidata solo e prevalentemente a una nutrizione equilibrata. In questo senso noi non sempre disponiamo di tutte le possibilità alimentari, non possiamo acquistare, non è il nostro scopo acquistare alimenti e quindi questo tipo di partnership e queste donazioni sono per noi preziose. Noi aiutiamo con questo intervento circa 135.000 bambini che altrimenti non avrebbero una prima colazione. Oggi abbiamo presentato i risultati di una ricerca che è andata a indagare le abitudini alimentari delle famiglie italiane rispetto alla colazione e abbiamo voluto come Kellogg fare qualcosa di più, ovvero promuovere anche un'indagine qualitativa, quindi andare a chiedere ai bambini che cosa provano, che cosa pensano rispetto al momento della colazione, per capire poi quella che è la correlazione tra l'agire dei genitori e il vissuto poi reale dei bambini. La colazione al mattino è diventato un momento di routine, un momento quando c'è molto funzionale, molto veloce e difficilmente assume dei connotati di vero pasto, che significa anche la compagnia coi fratelli, con la mamma, col babbo, quello che nelle icone ci fanno molto vedere come momento estremamente vivace. Cosa che acquista in realtà in qualche momento del fine settimana e della vacanza, ma non abbastanza da diventare un luogo desiderato o desiderabile. Sostanzialmente come se non fosse emozionante fare colazione. Ciò non toglie che i bambini stessi siano coscienti, sappiano a parole dell'importanza di questo momento alimentare e non solo. È vero che bisognerebbe probabilmente aiutarli, aiutare mamme estremamente indaffarate a fare di questo un momento veramente centrale per una buona partenza, sia lungo la settimana, sia nel fine settimana e nella vacanza. Troppo spesso i bambini non fanno colazione, nel 20% dei casi i bambini fra i 3 e i 13 anni non fanno mai colazione nell'arco della settimana. E anche quando i bambini fanno colazione sono purtroppo troppo spesso costretti a dei tempi e a dei ritmi che non sono loro propri e sono costretti a, diciamo, a completare la colazione nell'arco di 8 minuti o poco più. Difficile in questo breve spazio riuscire a mettere dentro significati, vissuti, relazioni e affetti con la propria famiglia. Quindi è davvero opportuno che tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, dalle famiglie, alle scuole, al sistema d'offerta, quindi le imprese e i media, si impegnino affinché la colazione torni o conquisti la centralità che dovrebbe avere e che molto spesso le viene riconosciuta a parole, ma a volte un po' meno nei fatti.
Il consenso generale sul mix migliore per la colazione vorrebbe le carboidrati, quindi tutto ciò che è cereali, derivati dei cereali, pane, biscotti, fette biscottate, più proteine, quindi latte, derivati del latte, come può essere lo yogurt, e vitamine e minerali che derivano dalla frutta, quindi avere sempre un frutto a colazione è un ottimo inizio, un'ottima abitudine. Malattie onco-ematologiche. Cosa sono? Sì. Allora, per malattia onco-ematologica si intende una malattia neoplastica, però del sistema emopoietico, quindi del sangue. È per questo che in genere è di competenza degli ematologi e non degli oncologi. Quanti sono questi casi? Allora, i casi, se li paragoniamo alle neoplasie solide, sono di gran lunga inferiore. Per quanto riguarda la numerosità, di fatto non abbiamo dei dati precisi, proprio perché è molto difficile raccogliere i dati che dovrebbero essere comunicati a dei registri ben specifici, ma purtroppo questa è una carenza in Italia. È possibile curarli? Sicuramente curarli sì, per alcune forme si può parlare addirittura di guarigione, mi riferisco a alcune forme ad esempio di leucemie, soprattutto leucemie nei bambini o dei linfomi. Altre malattie come per esempio per il mieloma abbiamo avuto un prolungamento delle sopravvivenze, quindi miglioramenti nella gestione di questi pazienti, però purtroppo ancora non è possibile parlare di guarigione. Per Logikin? Nell'Hodgkin invece grandi sono stati i passi avanti ottenuti, considerando che circa il 90% di persone può giungere alla guarigione, quindi è una di quelle forme che dal punto di vista, diciamo, di soluzione è una delle migliori. Cos'è la leucemia linfoblastica acuta? Sì, la leucemia linfoblastica acuta è una patologia che interessa il midollo osseo, cioè la sede dove nascono le cellule del sangue in pratica. E per cause non conosciute c'è un'abnorme proliferazione dei progenitori, cioè delle madri e cellule sanguine nel midollo, e questo porta a una riduzione delle cellule normali, e da qui anemia, riduzione delle piastrine e un aumento invece dei globuli bianchi. Quindi è una patologia molto importante che interessa tutte le fasce di età della vita, dal bambino più piccolo al neonato fino a bambini, adolescenti, giovani adulti, adulti e anziani. Quindi tutta l'età della vita possono essere colpite da questa forma di leucemia acuta. Dal punto di vista delle terapie, ci sono delle innovazioni? Qual è lo scenario, le prospettive? Sì. E se vado a vedere la prognosi dei bambini con questa forma di leucemia, il quadro è cambiato radicalmente. Ormai nei centri migliori, nei paesi più fortunati, diciamo così, e l'Italia certamente è tra questi, la prognosi per i bambini è di sopravvivenza sopra l'80% dei casi, che non è il 100%, lo capisco, ma quando cominciai io eravamo intorno al 35-40%, quindi il progresso è stato enorme, frutto delle conoscenze, l'avanzamento delle conoscenze e la ricerca. Nell'età adulta la prognosi è meno, diciamo, meno brillante, e quindi bisogna fare ancora grossi passi avanti. Adesso abbiamo avuto l'approvazione proprio in questi ultimi due giorni di un anticorpo monoclonale che viene definito bispecifico, perché è un doppio target bersaglio, e che è una forma di immunoterapia che noi abbiamo usato su molti pazienti per via compassionevole o in protocolli di studio, con risultati certamente incoraggianti. E il sogno, la speranza è per alcuni sottogruppi di pazienti di abbinare le terapie mirate, dicevo prima, con questo anticorpo, per arrivare forse in un futuro, ma non è fantascienza questa, per alcuni sottogruppi di pazienti di pensare a terapie chemo-free senza chemioterapia. Ricordo che per un'altra forma di leucemia acuta questa è già una realtà, in alcune leucemie croniche anche, quindi è possibile, e abbinando queste terapie speriamo di ridurre la chemioterapia e anche il trapianto, e di controllare i pazienti con una terapia mirata, intelligente e senza farmaci così aggressivi.